proposta della Commissione era in effetti molto sbilanciata sul lato smaltimento rifiuti, non coglieva fino in fondo quella che invece la rivoluzione culturale, paradigmatica dell'economia circolare, che non riguarda solo appunto come noi conferiamo i rifiuti e quindi il processo finale di un prodotto, ma riguarda in principal modo come noi all'origine concepiamo un prodotto. Devo dire che la seconda proposta della Commissione invece tiene in considerazione questo aspetto, parla infatti anche di action plan sull'ecodesign ed è fondamentale questo passaggio perché è importante capire che noi dobbiamo realizzare prodotti che siano più riciclabili, più recuperabili, più insomma che abbiano quelle caratteristiche che li inseriscono perfettamente nell'economia circolare. A livello normativo è importante che si abbia il prima possibile, e io mi sono impegnata per avere il pacchetto pronto entro la fine dell'anno, un sistema di norme che sia chiaro, che sia di visione però da qui ai prossimi anni, perché questo è un tema che riguarda principalmente il futuro, il futuro che vogliamo costruire anche se è un processo già in atto. Infatti le normative si indirizzano al 2030-2040 però essendo appunto un processo di transizione c'è bisogno che le imprese investano tanto, e non solo le imprese se devo essere sincera, perché si chiede anche agli stati di migliorare le loro performance in termini di riciclaggio, ed è chiaro che il riciclaggio lo fai se hai un'infrastruttura che a partire dalla raccolta differenziata ma anche poi alla selezione della raccolta arrivi insomma a sostenere questo nuovo approccio, per cui il sistema di regole è fondamentale e ripeto è fondamentale per gli investimenti, perché uno che vuole investire deve sapere che da qui ai prossimi anni questo è il quadro in cui si colloca la normativa europea. E certo, penso che anche tutti i finanziamenti che l'Europa sta iniziando a dare sono fondamentali, perché siccome è un processo di transizione importante, l'Europa lo vuole sostenere, lo ritiene una delle priorità insieme all'Industria 4.0 per rilanciare la politica industriale futura. Noi in Europa siamo poveri di materie prime, abbiamo però tanta creatività, tanta innovazione tecnologica, centri di eccellenza di ricerca, dobbiamo mettere tutto questo a sistema e possiamo veramente affrontare la sfida della competitività con altre economie che invece hanno una tecnologia prima. E quindi se già c'erano tante possibilità di finanziamento per l'economia circolare, alcune transitano dalle regioni, ad altre hanno accesso diretto le imprese, penso ai fondi Horizon 2020, e c'è anche peraltro il canale del piano Juncker, ma anche se lì bisogna ricordare che non sono fondi, non sono finanziamenti a fondo perduto, ma sono più che altro garanzie pubbliche, garanzie emesse dalla BEI per sostenere progetti che tendenzialmente sono ad alto rischio. E quindi penso a tutte anche le start-up innovative, in fondo lo diciamo spesso, l'economia circolare è innovazione e si sa l'innovazione insomma molte volte ha bisogno di un sostegno maggiore rispetto ad altri tipi di investimento, per cui le opportunità ci sono, certo i bandi non sono sempre facili, questo è un problema oggettivo e noi ci stiamo impegnando perché ci siano regole meno burocratiche e un po' più snelle, però ci sono anche tante possibilità e questo penso sia l'elemento da accogliere e da valorizzare di più.